informazione. Buonasera, sono Michele Placido, sono il regista e lo sceneggiatore del film Caravaggio, un film, diciamo sono un po' emozionato perché sapere che il mio film esce in Russia mi dà veramente un'emozione, perché la cultura è qualcosa che unisce i popoli e sono orgoglioso che il mio film esca nelle grandi città russe dove sono tanto amato e che ho sempre ricambiato naturalmente il mio amore, e non pensavo dei tempi della piovra che un giorno un mio film di cinema sarebbe uscito dalla vostra patria. Ho dei ricordi meravigliosi, veramente straordinari, e questo momento dell'uscita del film mi esalta. Caravaggio è un grande pittore, un pittore che ha esaltato la grande pittura italiana nel mondo. In Italia ha avuto naturalmente un grande successo, così come in Francia. In Francia è stato un successo ancora più clamoroso rispetto all'Italia, perché i francesi, va bene, sappiamo, il Louvre, i grandi musei, e io credo che la stessa cosa accadrà in Russia, sono convinto. Il popolo russo è un popolo colto, ama l'arte, ha avuto grandi scrittori, grandi pittori, grandi musicisti. Ecco perché mi emoziono. Qui sono in un teatro, allora penso a Dostoevskij, a Chekhov, a tutti i grandi scrittori che la vostra patria ha donato al mondo. L'opera, il Bolshoi, quante cose, Shostakovich, quante cose dobbiamo dire. Bene, parliamo adesso di Caravaggio. Caravaggio è stato un pittore non facile, nel senso ha trovato un suo percorso, ha avuto la possibilità di esprimersi a Roma, a Napoli, Malta, e i suoi quadri sono nei musei di tutto il mondo. Ha avuto una vita difficile, è stato un ribelle. Quando, al momento che, non voglio dire molte cose sul film naturalmente, al momento che fu esiliato da Roma per motivi giudiziari, ha continuato a dipingere e ha avuto momenti difficili, anche di scontro religioso con il papato e con, diciamo, i suoi avversari, sia politici sia in qualche modo i suoi avversari soprattutto nel campo dell'arte, perché ha portato una rivoluzione. Si è dedicato soprattutto alla pittura, portando nei suoi quadri pagine del Vangelo in cui esalta la figura dei santi del cattolicesimo, non solo del cattolicesimo, ma di tutta la religione occidentale, in cui madonne, santi, il fondatore della Chiesa cattolica, San Pietro, sono stati dipinti in quei quadri. E ancora oggi, se noi visitiamo le chiese romane, quei santi
sono su quegli altari, ma la cosa straordinaria è che quei santi sono rappresentati dalla gente del popolo, anche gente umile, gente offesa, gli ultimi della terra. Ma proprio per questo, quando il Papa rimproverò Caravaggio, perché dove ti è venuta l'idea di mettere addirittura delle persone dell'ultimo gradino sociale come a rappresentazione di santi, lui ha detto, lui rispose al Papa: santità, ho letto il Vangelo e la Bibbia, e il Vangelo, Cristo mi ha insegnato che bisogna soprattutto mettere come figure religiose gli ultimi della terra, San Pietro, la Maddalena, le donne, tante donne.